scrittore ma anche insegnante. Eraldo Finati, dove insegna e cosa insegna? Io insegno italiano ai ragazzi immigrati. Insieme a mia moglie ho fondato la scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati. Lo facciamo uno a uno in 52 luoghi in Italia. Utilizziamo, grazie ai PCTO, i ragazzi italiani che noi formiamo come piccoli docenti dei loro coetanei immigrati. Questo della Penny Wharton è un progetto importante che vede coinvolte centinaia di persone in tutta Italia. In questo momento abbiamo bisogno di nuovi volontari, soprattutto a Roma, perché abbiamo tanti ragazzi, soprattutto ucraini, che stanno arrivando profughi dalla guerra, e noi, siccome facciamo un insegnamento personalizzato uno a uno, avremo bisogno di nuovi ingressi come volontari. Qual è la metodologia per insegnare una lingua a un ragazzo che arriva in Italia e non conosce neanche una parola dell'italiano? Non devi partire dalla teoria, ma devi metterlo di fronte alla pratica. Noi abbiamo dei sistemi di ludodidattica, utilizziamo manuali come Italiani Anche Noi, scritto da me e da mia moglie, pubblicato da Ericsson, e abbiamo cioè un'esperienza ormai pluriennale per affrontare i ragazzi che arrivano per la prima volta in Italia, e se non imparassero l'italiano non potrebbero né essere iscritti davvero a scuola né trovare lavoro. Finale, un'ultima domanda: lei ha scritto diversi libri, quanto è importante la cultura per un ragazzo? Beh, leggere soprattutto, prima ancora di scrivere, è fondamentale per tutti gli adolescenti, per tutti i bambini. Purtroppo molto spesso dopo la scuola si perde, e lo dico anche da scrittore, la voglia di leggere, e questo è uno dei problemi più grossi che la scuola deve affrontare. Però consigliamo di leggere non soltanto il testo scolastico, ma un romanzo che possa appassionare la persona che abbiamo di fronte. Per fare questo dobbiamo conoscere i nostri studenti. Grazie Eraldo Finati per la tecnica della scuola. Grazie.